Ciao a tutti Colors, benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto volevo dirvi che il video precedente non faceva parte della posta del cuore, come qualcuno mi ha detto, ma della rubrica in segreto. Se volete che iniziamo la posta del cuore, dovrete scrivermi voi le vostre lettere con sfoghi, impressioni, consigli e quant'altro. Detto questo, oggi invece abbiamo una nuova puntata della rubrica ideata da Filippo del canale Altro Quando, che si chiama Disabilando. Perché una nuova puntata di Disabilando? Perché ci sono decisamente delle situazioni che si ripetono. Faccio alcune dovute premesse. Con questo video non voglio insinuare che una qualsiasi persona abbia sempre ragione in quanto disabile e vada compatita. Al contrario, combatto fermamente queste forme di abilismo. Purtuttavia, ciò che non trovo giusto è la possibilità che persone invece prive di disabilità, beati loro, debbano sentirsi responsabilizzati e rovesciare addosso altre frustrazioni che nulla hanno a che vedere con la disabilità nei confronti di una persona disabile soltanto perché questa mette avanti aneddoti della propria vita all'interno di una conoscenza a scopo frequentazione o sentimentale, perché comunque, cioè, io credo che basti anche solo una semplice amicizia perché alla persona venga magari in mente di confidare problemi, situazioni che non si vogliono risolvere e si protraggono nel tempo. Non c'è bisogno di essere fidanzati, credo io, per avere questo tipo di sfogo e di confidenza. Troppo spesso accade che l'altra persona interpreti questa cosa come una responsabilizzazione e come un obbligo morale a far qualcosa. Ora io parlo per me, sicuramente ci sono altre situazioni dove l'obbligo morale sarebbe quello di far qualcosa. Nella mia, io ho possibilità di scegliere, di fare discernimento, quindi nel momento in cui io confido i miei problemi, io confido nel dettaglio le decine e decine di motivi per i quali io voglio andare via, nessuno dovrebbe sentirsi responsabilizzato. E sono stufo di ricevere reazioni spropositate da parte di persone non disabili soltanto perché si sentono messi di fronte a una responsabilità. Non è giusto che a una persona venga tolto soltanto in quanto disabile la possibilità di sfogarsi, di parlare dei suoi problemi, sia che sia all'interno di un'amicizia, sia che sia all'interno di una conoscenza a scopo frequentazione, con possibilità di sviluppi sentimentali. È inutile che sui vostri profili social condividiate le foto stupide dove vengono strumentalizzati i bambini down con frasi del tipo "so che nessuno mi condividerà perché ho gli occhi a mandorla, ma io sono bellissima, quindi spero che mi condividerai". Non è questo la lotta all'abilismo, non è questo. Farete lotta all'abilismo quando tratterete una persona in base al carattere, in base alle affinità elettive, prima di tutto, e poi perché no, anche sentimentali e sessuali, come qualsiasi altra persona. Farete lotta
contro la discriminazione verso le persone con disabilità. Se mi piacciono le more, corteggiate una mora in quanto tale. Non fate differenza tra una ragazza mora in sedia a rotelle e una senza la sedia a rotelle. Ora io ho fatto un esempio ovviamente molto spicciolo, però ciononostante con questo credo di aver reso l'idea, e questo vale per qualsiasi ambito della vita. Una persona disabile che si sfoga non vi sta mettendo di fronte ad alcun tipo di responsabilità, a meno che non si tratti di particolari situazioni di violenza domestica, scarsa igiene, scarsa qualità della vita e quant'altro. Allora lì dovete intervenire. Ma io non sto parlando di questo. Sto parlando, ad esempio, di persone che vorrebbero vivere da sole, vorrebbero lavorare, vorrebbero avere la propria privacy. Solo questo. Non è mia intenzione sviscerare situazioni estreme che fortunatamente non vivo e di cui non sono a conoscenza. Smettete di interpretare lo sfogo di una persona disabile come una vostra responsabilizzazione, oppure in alternativa non ci parlate. Evitateci. Evitate di dare la minima illusione, anche solo di simpatia nei confronti di una persona verso la quale vi sentite responsabili soltanto in ragione della sua disabilità. Noi, come persone disabili, non siamo un mondo a parte, ma parte del mondo. E quando ci troviamo di fronte ad una persona, non dobbiamo chiederci se il nostro sfogo la responsabilizzerà o meno. Ciò che distingue una persona da un'altra e l'affinità elettiva, la comunione di interessi, ma soprattutto una cosa che dimostrate di conoscere poco, che si chiama empatia. La andiamo a vedere insieme sul vocabolario, magari così mi fa un po' di la promemoria mentre passano gli aerei. La fonte è il sito stateofmind.it. L'empatia è la capacità di mettersi nei panni dell'altro, percependo in questo modo emozioni e pensieri. È un termine che deriva dal greco empathos, sentire dentro, e consiste nel riconoscere le emozioni degli altri come fossero proprie, calandosi nella realtà altrui, per comprendere i punti di vista, pensieri, sentimenti, emozioni e pathos. Per esperienza vi dirò che non serve vivere una condizione di disabilità per necessitare di empatia. Mi sono trovato ad avere a che fare con persone che fisicamente non avevano nulla, ma ciò non è significato che non avessero bisogno di qualcuno che le capisse. Una di queste persone è diventato il mio migliore amico. In conclusione, non si può notare una tendenza. Non si può non notare, scusate, una tendenza che pensiamo sempre che riguardi esclusivamente il rapporto uomo-donna, ma non è così. Secondo me è una tendenza che non ha differenze di genere né di orientamento sessuale, che è quella di attaccarsi all'idea di persona che ci facciamo soltanto perché questa corrisponde magari ai nostri canoni estetici e quant'altro. Ora io non dico che l'occhio non vuole la sua parte, ma sicuramente è parte dell'abilismo correre dietro piuttosto a una persona abile che non ci dà nulla, non ci considera neanche, scartando
quella disabile soltanto per aver paura di assisterla nel futuro, quando magari quella disabile non si fa scudo della propria disabilità, ha rispetto per gli altri, per i loro spazi e chiede soltanto un trattamento paritario a livello sociale, non ignorando le difficoltà date dalla disabilità, non ignorando le barriere architettoniche e quant'altro, ma semplicemente, come dicevo prima, come parte del mondo. Spero che il video vi sia in qualche modo piaciuto, vi abbia fatto riflettere. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, fatevi sentire qui sotto per nuovi video, anche se il canale purtroppo non sta andando bene e presto andremo in pausa estiva e noi ci vediamo sicuramente la prossima volta. Ciao e siate più empatici.